Mi permetta di farle i complimenti per il suo charme. Sempre elegante, sempre raffinata. Non dimostra gli anni che c'ha, anni che peraltro non le chiedo. La ringrazio, no, non me le chiede perché non sta bene. Però i parametri suoi, lei li dice spesso, gli anni no, i parametri i sì. Parametri li dico sempre, perché modestamente io come parametri ho 90, 60, 90. E cioè? E sarei ai parametri della minima, la massima e del colesterolo. Perché adesso, specialmente in tempi di crisi, l'usato, anche il riciclato, va di moda. Oh, adesso va tanto di moda le vedove, perché c'ha nel fascino del vintage, no? Certo, certo. Dell'usato, poi guarda, io non è per di, ma io sono usato sicuro. Io se può dire che per quanto poco ho usato quel porer nero, sono semestrale. Senta, so ma... a chilometri zero, per ecco, dirla chiara. Ecco, quindi abbiamo già capito che il nero era avaro, era poco affettuoso nei suoi confronti, e per di più era anche, come si dice, fedifrago, cioè traditore. Le ha messo mai qualche cornetto? Ma diciamo di sì. Mm. Pensa che gli ultimi tempi, prima che schiattasse del tutto, ed è stata la bellezza, diciamo che Ernerio ci aveva l'amica. Ah sì? Non te lo puoi credere, ma Ernerio mio si era fatta l'amica. E sai perché l'ho scoperto? Ma come l'ha scoperto? Gliel'ha confessato suo marito? No, e l'omini non ti dice nemmeno niente, no, come io. No, certo. No, per carità, perché l'omini non è né gente normale. Come sono? E ne diavoli! Questo si era capito. E allora, praticamente, Ernerio si sbagliò a mandare un sms, era già l'era dei cellulari. Invece di mandarlo alla sua amante, l'ha spedito per sbaglio a me, a sa stronza. No. E sai cosa ci ha scritto? Cosa? Ci aveva scritto: vorrei essere una farfalla per posarmi sul tuo petto. E lei come c'è rimasta? E come c'è Roma, come un testo di cazzo. No, non lo dica, non lo dica, si dia la regolata. E io ho risposto a tono. Sì, come? Gli ho detto: vorrei essere una vespa per posarmi sui tuoi cuglioni. No, così... Maina.